Bellissima, lottano Voigtman e Perkins per prendere la posizione. Reed si ferma, si alza da due, canestro di Marcus Reed, Brindisi a più due, 30 secondi per chiudere la partita, 18 per chiudere l'azione d'attacco adesso di Milano, 80-78 per Brindisi, la finta di Pangos che va fino in fondo, Kevin Pangos, nuovamente parità, time out per Frank Vitucci. Vitucci potrebbe essere l'ultima azione del match. 20 secondi adesso alla fine della partita, Marcus Reed, Milano ha esaurito il bonus, quindi se andrà in lunetta, se Milano dovesse commettere fallo, fa passare tempo Reed, 10 ancora secondi, sale il blocco da parte di Etu che poi si allontana, Reed va fino in fondo, va a tirare e segna Marcus Reed, time out per Milano, 2.10, 82-80, il canestro di Marcus Reed. Non crede ai propri occhi la tifoseria brindisina, 82-80, splendidamente giocata l'azione e l'attacco per Reed che fa una cosa pazzesca comunque, il canestro di Reed, il suo 16° punto e Milano ha solo 2.1 per andare a cercare il tiro. Roman e tu per Frank Vitucci, la rimessa dalle mani di Devon Hall, 2.1. Si va, forse per chiudere la partita. Difficoltà anche a rimettere, Voigtman, Hall tira quasi da metà campo! Da metà campo! Da metà campo! Milano vince 83-82! Milano vince 83-82! Pazzesco! Pazzesco! Quello che si è visto qui al Forum stasera. Da metà campo quasi! Il canestro da parte di Devon Hall. Sorride, applaude Giorgio Armani, Devon Hall ha fatto una cosa pazzesco lasciando di ghiaccio i sostenitori di Brindisi, non era a metà campo ma poco ci mancava comunque in questo momento della partita, guardate da dove si è alzato Devon Hall per il canestro da tre punti, impedisce una splendida Brindisi di espugnare il Forum. Sarebbe stata una vittoria alla fine sorprendente ma anche meritata per come Brindisi ha portato Milano, ha costretto Milano a quest'ultimo tiro, però quando si hanno i fuoriclasse in campo accade anche questo, però difficile poter dire qualcosa, imputare qualcosa all'Epicasa Brindisi. Applausi a Milano che con Devon Hall è riuscito a vincere una partita davvero insperata. Delusione nelle file brindisine, che squadra che rientra in spogliatoi con i musi lunghi, però gli applausi sono tutti per Devon Hall e per i suoi compagni di squadra.